Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Cosa sono gli acquerelli? Come dice il termine stesso, sono dei colori che si diluiscono, si solubilizzano, si sciolgono e si usano attraverso l'acqua. Sono composti da tre componenti soltanto: pigmento, acqua e gomma arabica. Il pigmento serve per la colorazione, l'acqua è il medium da cui prendono anche il nome e serve per creare la miscela, e la gomma arabica per tenere ben fermi i granelli di pigmento una volta che l'acqua è evaporata. Gli acquerelli si presentano in tre forme: in pastiglie, sono quelli più comuni, quelli dedicati alla scolastica, ai bambini e ai ragazzi che ancora sono alle prime armi. Poi ci sono i Godet, che invece sono delle vaschettine e racchiudono degli acquerelli un po' più pregiati di quelli racchiusi in pastiglie, e infine i tubetti. Qui il colore si presenta in forma cremosa e quindi è solubilizzato in maggiore acqua e ha bisogno appunto di meno acqua per disciogliersi. Ci sono anche di diversi tipi di acquerelli, infatti ci sono le matite colorate e le matite in grafite acquerellate, ci sono i pennarelli acquerellabili, ci sono i colori a cera acquerellabili e ci sono anche i pastelli acquerellabili. Ma di queste sottocategorie dell'acquerello, oltre a fartene vedere così una campionatura qua, poi ve ne parlerò di ognuno nel capitolo che riguarda la loro tecnica pittorica. Come si usano gli acquerelli? Innanzitutto bisogna preparare bene il colore. Questa cosa è una cosa comune a tutte le differenti forme di presentazione dell'acquerello, tanto che sia pastiglia, tanto che sia godè, tanto che sia tubetto, il colore si prepara sempre nella stessa maniera. Si bagna il pennello, si prende un po' di colore dalla pastiglia, dal godè o dal tubetto, quindi la si pone in una vaschettina all'interno della quale si stempera con acqua. Con molta acqua si creano delle pozzanghere di colore. Queste pozzanghere di colore servono proprio per dipingere su un foglio di carta, che deve essere un foglio di carta adatto. Meglio ancora se di cotone o che contenga fibre di cotone, perché le fibre di cotone catturano meglio l'acquerello e lo fanno spandere nella maniera giusta. La carta per acquerello infatti è una carta ruvida, abbastanza ruvida al tatto, semiruvida, composta o da cellulosa pura, quindi carta, o da delle miscellanee di carta e cotone. Ci sono di diverse gradazioni, da poca percentuale di cotone al 100% cotone, e quella è la carta più pregiata. Che sia in cotone e abbia meno carta, questo fa sì che si abbia meno sgretolamento e meno spallinamento della carta quando si passa il pennello, e che il colore rimanga più brillante e che la carta tenga meglio la pozzanghera senza incorrere in imbarcature. Ovviamente prima di dipingere il supporto cartaceo va preparato, e si prepara bagnandolo una volta tutto. Dopodiché si lascia asciugare totalmente e solo a questo punto siamo pronti per poter dipingere sul nostro foglio. Ci sono due metodi di immissione principali per l'acquerello: il bagnato su asciutto e il bagnato su bagnato. Andiamoli a vedere insieme. Nel bagnato su asciutto il colore si immette sul foglio asciutto, appunto il colore bagnato sul foglio asciutto. Per questa tecnica è importante che il colore sia preparato molto bene, che la diluizione sia fatta con veramente criterio, fino a raggiungere il tono che vogliamo direttamente immettere nel foglio. È una tecnica più difficile da portare avanti rispetto al bagnato sul bagnato, dove bagnando il foglio si mette una quantità di colore che invece andrà a spandersi in maniera casuale e controllata al tempo stesso. Casuale perché l'acqua presente sul foglio veicolerà molto velocemente la pittura che abbiamo immesso, controllata perché con movimenti del foglio operati dall'artista si può indirizzare quel flusso di acqua verso un punto piuttosto che l'altro, e quindi poi fare asciugare la maggior parte del colore su un punto rispetto ad altro a seconda di come noi stessi orientiamo il foglio. Nella gamma colori dell'acquerello troverete sicuramente il bianco, ma il vero acquerellista non adopera mai il bianco, specialmente per la pittura d'acquerello classica, dove il bianco è dato dalla trasparenza del foglio.
caratteristica dell'acquarello è proprio la sua trasparenza, la sua liquidità, il suo essere quasi traslucido rispetto al foglio. La pittura d'acquarello è una pittura molto delicata, molto trasparente, e questa trasparenza è la particolarità a cui non dovete mai rinunciare quando vi approcciate alla tecnica dell'acquarello. Il bianco, tra la gamma colori degli acquarelli, è l'unico colore ad essere meno trasparente di tutti, e quindi la sua emissione all'interno di un'opera ne inficia proprio la delicatezza. È anche vero che per alcune tecniche, come ad esempio l'illustrazione, è possibile utilizzare il bianco, ma in molte confezioni di acquarello troverete anche un tubetto di tempera, perché molto spesso, per rifinire l'acquarello nelle parti in cui vogliamo lumeggiare artificialmente e non con il fondo del foglio, si può usare, viene usata anche la tempera. Però quelli non saranno più acquarelli, sarà una tecnica mista, perché sono due tipi di colori all'interno di una stessa opera. Quindi per il bianco, per l'acquarello, è soltanto la trasparenza del foglio. Proprio perché è così difficile lasciare la trasparenza del foglio e quindi il bianco dal foglio stesso, si sono creati degli escamotage. Uno è il fluido per mascheramento, che è un fluido a base di lattice che si pone prima di cominciare a dipingere sul foglio nelle parti che vogliamo rimangano bianche. Si mascherano appunto con questo fluido quelle parti, dopodiché si lascia asciugare totalmente quel fluido, quindi si passa il colore. Una volta che il colore è totalmente asciutto, con il dito si va a scorticare la pellicola di lattice che si è creata sul foglio, e quindi quella parte che era stata protetta risulterà totalmente bianca. Questo è un modo che ci garantisce che il foglio in determinati punti possa rimanere assolutamente bianco. Un altro tipo di mascheramento molto economico è lo scotch di carta. Lo scotch di carta permette di creare delle forme ben definite per schermare il vostro foglio, quindi potete dipingere liberamente su di esso, quindi staccando la parte che avevate protetto, far fuoriuscire le forme in bianco che volevate appunto lasciare non colorate. Ultimo suggerimento è un mascheramento alternativo. Se hai delle vecchie candele a casa o anche dei colori a cera, per lasciare bianche le parti che non vuoi colorare con il tuo acquarello, passa la cera lì dove vuoi che il tuo foglio rimanga bianco. È un'ottima ed economica alternativa al fluido da mascheramento. Per sfumare l'acquarello nella tecnica bagnato su asciutto, basta immettere dapprima una striscia di colore e poi tirarla man mano giù fino a che il pennello scarichi il carico di pigmento. Oppure si può dare una striscia solamente nella parte superiore e poi, con pennello pulito e carico solo di acqua, dare una campitura di acqua sul foglio fino a raggiungere la parte dipinta e quindi far scendere il colore. Questa tecnica però si aggancia vagamente al bagnato sul bagnato, in cui la gradazione di sfumatura può essere data semplicemente immettendo il colore e facendolo colare nelle parti più lontane, oppure immettendo il colore sulla campitura bagnata e poi col pennello, da una porzione in cui non c'è colore, risalire fino a raggiungere il colore per spanderlo poi su tutto il resto del foglio. I pennelli per dipingere ad acquarello sono dei pennelli molto morbidi. Possiamo usare sia la martora sintetica che dei pennelli in martora naturale, martora Kolinsky, ce ne sono davvero di pregiati. L'importante è che il pennello sia molto assorbente, con delle setole che riescano a prelevare una grande quantità di acqua e a rilasciarla lentamente a seconda della pressione che esercitiamo con la mano. Devono essere quindi dei pennelli che aspirino l'acqua dalla pozzanghera e riescano a trattenerla al loro interno e a rilasciarla solamente su comando della pressione della mano. Ci sono anche dei pennelli molto particolari per l'acquarello, che sono i pennelli conservatorio. Questi sono utili quando, per esempio, usiamo delle piccole confezioni di Godet e ce li portiamo in giro. Invece di portare il bicchiere con l'acqua, possiamo riempire il serbatoio del pennello e quindi utilizzare quel pennello come fosse pennello e bicchiere d'acqua insieme. Basterà una pressione per far veicolare l'acqua sulle setole, quindi portarlo sulla pastiglietta o sul Godet e quindi creare la nostra pozzangherina e dipingere ovunque noi siamo.
Oggi voglio farvi vedere come creare degli effetti speciali con i vostri acquerelli. L'effetto più bello è quello che si crea dallo spruzzato. Date una mano di colore, del colore che preferite, e poi su di esso spruzzate l'acquerello con un pennello rigido o con uno spazzolino da denti. Controllate la spruzzatura e vedrete che effetti cromatici bellissimi riuscirete a dare. Un'altra tecnica molto bella per variare la cromaticità del vostro acquerello è quella di graffiare il supporto, quindi graffiare la carta. Questo graffio porterà una sfrangiatura della fibra della carta che assorbirà in maniera differente il pigmento, dando una colorazione differente alle parti graffiate. Un'altra tecnica fantastica è quella dell'immissione del sale. Buttando il sale in un punto o in un altro del vostro foglio potrete creare degli effetti di colore e non colore molto belli, perché il sale assorbirà l'acqua e di conseguenza lascerà le zone in cui è stato versato assolutamente meno cariche di colore che non nelle zone in cui mancava. Altra tecnica bellissima per la variazione cromatica è quella di tamponare della normale plastica arrotolata tra le dita e picchiettarla sul fondo. Vedrete che questa farà distribuire il colore in maniera assolutamente scomposto. Una tecnica simile ma con effetti diversi si può ottenere anche picchiettando dei fazzolettini di carta sul supporto bagnato di acquerello. Vedrete che la carta assorbirà il colore in maniera scomposta, lasciando una traccia molto particolare sul vostro foglio. Questi sono tutti i fondi su cui poi si può andare ad operare con delle penne a china magari per creare dei contrasti molto interessanti. Per eliminare del colore in eccesso che abbiamo messo sul nostro foglio si possono usare differenti tecniche. La più giusta, quella più idonea, è la rimozione tramite pennello asciutto. Un pennello da acquerello bagnato ma non intriso di acqua, quindi scaricato di moltissima acqua, una volta appoggiato sulla pozzanghera che si è creata su un foglio, riuscirà a rimuovere grande parte dell'acquerello che abbiamo apposto. Questo crea delle lumeggiature molto interessanti. Altrimenti possiamo fare la stessa cosa usando dei semplicissimi bastoncini cotonati oppure un fazzolettino di carta ripiegato e tamponato sulla zona che vogliamo scaricare dal colore. Bene, spero che questi suggerimenti per creare i vostri acquerelli vi siano utili. Soprattutto adesso andate a sperimentare e a divertirvi coi colori. Buon divertimento e noi ci rivediamo per il prossimo capitolo. Ciao!